Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali, in base ai prodotti utilizzati, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti, che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie alle esperienze condivise. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario Ippomine. A cosa serve? Ippomine ha un medicinale veterinario a base del principio attivo flunixina sale di meglumina, appartenente alla categoria degli agenti antinfiammatori e nello specifico fenamati. È commercializzato in Italia dall'azienda Calier Italia SRL. Ippomine può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Laboratorio Scaliersa, concessionario Calier Italia SRL, ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo: flunixina sale di meglumina. Gruppo terapeutico: agenti antinfiammatori. Forma farmaceutica: soluzione. Confezioni: Ippomine Soluz. Init: 1 flacone 50 ml per quinta. Principio attivo: 100 ml contengono flunixin meglumine 8 e 29 g, equivalente a flunixin 5 g. Indicazioni: trattamento del dolore viscerale acuto associato a sindrome colica, trattamento dei processi infiammatori e del dolore associato a patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, in tutti i casi in cui esiste una controindicazione alla terapia con corticosteroidi. Posologia: è quindi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, NDA. Nel dolore viscerale acuto, associato a sindrome colica, si consiglia di somministrare per EVOIM 0,022 ml/kg/PV, pari a 1,1 mg di flunixin/kg/PV. Il trattamento può essere ripetuto una o due volte alla ricomparsa della sintomatologia. In caso di processi infiammatori e di sintomatologia dolorifica associata ad alterazione dell'apparato muscolo-scheletrico, si consiglia di somministrare per EVOIM 0,022 ml/kg/PV una volta al giorno per un massimo di 5 giorni consecutivi. Avvertenze: non somministrare per via endoarteriosa. Gli animali inavvertitamente inoculati per tale via possono mostrare diversi sintomi quali atassia, incoordinazione, iperventilazione e debolezza muscolare. Questi sintomi sono comunque transitori e scompaiono nel giro di pochi minuti. Il prodotto non dovrebbe essere utilizzato nel trattamento delle affezioni muscolo-scheletriche croniche. Occorre determinare e trattare con adeguata terapia concomitante la causa di fondo delle condizioni infiammatorie o della colica. Precauzioni speciali per l'impiego negli animali. L'uso è controindicato in animali affetti da malattie cardiache, epatiche o renali. Non somministrare ad animali sottoposti ad anestesia generale fino a completo recupero. Evitare l'utilizzo in animali disidratati, ipovolemici o ipotensivi, in quanto si corre il rischio di aumentare la tossicità renale. Non superare la dose consigliata e a copyright la durata del trattamento. L'utilizzo in qualsiasi animale sotto le 6 settimane di età o in animali anziani può implicare un rischio aggiuntivo. Se l'impiego non può essere evitato, occorre utilizzare un dosaggio ridotto e sottoporre gli animali a un attento monitoraggio clinico. In rari casi dopo somministrazione endovenosa possono manifestarsi reazioni come shock per la presenza di propilenglicole. Pertanto Ippomine deve essere iniettato lentamente e usato a temperatura corporea. Ai primi segni di incompatibilità la somministrazione deve essere bloccata e, se necessario, iniziare subito il trattamento anti-shock. Poiché a copyright Ippomine può ridurre le manifestazioni cliniche, in funzione della sua attività antinfiammatoria, può essere mascherata una resistenza ad esempio verso la causale terapia antibiotica. I pony possono essere più sensibili agli effetti secondari causati dai fans e pertanto deve essere usato con cautela. Nei cavalli la causa di colica deve essere ben determinata e trattata con adeguata terapia concomitante. Nella somministrazione a cavalli impegnati in competizioni sportive osservare le disposizioni relative al doping. Tempi di sospensione non pertinente. Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare. Per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano. Fonte: Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.